suo primo lavoro e da qui è partita la sua esperienza letteraria e musicale. Ma di questo poi avremo modo di parlare durante la conversazione, che ritengo che riuscirò ad avere da tante cose. Questa Matilde che vi ho parlato prima, che abbiamo presentato stasera, che presenteremo stasera in versione illustrata, è un'ultima fatica di una favola già pubblicata senza illustrazioni alcuni anni fa, e qualcuno di voi probabilmente dei più affezionati lettori già conosce. Da oggi quindi è anche in versione illustrata, abbiamo detto, con i disegni di Cristina Rotoloni. Matilde Rotoloni, abbiamo detto, è una disegnatrice che vive all'Aquila, ed è un libro che troverete sul mio libro.it della Feltrinelli, fra l'altro recentissimamente, proprio per essere comunicato in questi giorni, che è fra i 20 finalisti del concorso Il mio esordio, che è coordinato dalla scuola Holden di Alessandro Baricco. Quindi un riconoscimento inatteso e insperato, ma anche meritato, che l'autore non ci vede ancora, ma, è una cosa. Quindi lui è anche musicista, suona la chitarra e con i suoi testi fa spettacolo di reading e musica. Se volete sapere di più, basta andare su Google o su YouTube e cercare Antonio Sparatore e vi si apriranno parecchie pagine. Lui è uno che pubblica su YouTube un sacco di roba. Bene, io adesso vi presento la nostra Rosetta Barcio, che è la nostra fine editrice, una ragazza eccezionale. Da un punto di vista estetico, hanno dato un bel bello di costruzione e anche una bella lettrice delle poesie. Lei sarà qui con noi, è stata già con noi nella presentazione precedente, sarà qui con noi anche nei sabati successivi, quando noi avremo anche modo di parlare di un concorso che abbiamo fatto, che è i poeti costruttori di pace, in collaborazione con OK Art, e che chiuderà i battenti questo nel 31 ottobre, e poi ci saranno le selezioni e le premiazioni successive, e sarà sempre lei a interpretare le poesie. Adesso ci leggerà un brano tratto proprio da questo libro, Matilde, di nostro Antonio Sparatore. A te. Matilde era una papera bianca, ma lei non lo sapeva, non si era mai vista riflessa in uno stagno e non aveva mai conosciuto un suo simile. Appena nata, era stata afferrata da un contadino ed era cresciuta in mezzo a polli, maiali, gatti e cani. E con l'uomo, anzi, con un cucciolo di uomo, una bambina di nome Livia, figlia del contadino di cui sopra. «Papà, che bella! Posso tenerla?» E se ne prese cura. La ragazzina ci si affezionò e nonostante non avesse ancora 8 anni, tende verso il pennuto un comportamento molto responsabile. Ma i gatti, appena vedono un paio d'ali, diventano delle tigri fameliche. Lo fanno i domestici, figuriamoci i randagi, che tutti i giorni devono fare i conti con una natura sempre meno propensa a mantenerli. In quel podere ne giravano parecchi, e Matilde, nonostante le attenzioni di Livia, rischiava di brutto ogni volta che restava da sola. Per sua fortuna, a un certo punto, la prese in simpatia Ambra, una mezza pastorella tedesca di poco più di un anno. Ambra era anche lei un'orfanella e non aveva mai conosciuto i suoi fratelli. Si adattò perciò ai comportamenti di Matilde e Matilde a quelli di Ambra. Diventarono amiche inseparabili e il gioco preferito se la spassavano a rincorrere i gatti che ogni tanto capitavano loro a tiro e che da allora non costituivano più un pericolo per Matilde. Un giorno Ambra sparì. Matilde la cercò ovunque, anche a rischio di cadere tra le grinfie di qualche gatto rigalluzzito, ma non ci fu verso di trovarla. La cercarono anche Livia e suo padre, finché un pomeriggio di dicembre, poco prima di Natale, Ambra ricomparve, sporca, col pelo in disordine e con qualche ciuffo in meno. Fu festa per tutti.
discorso con il nostro ospite. Cosa vuoi sapere? Allora, ingegnere. Non si sfugge a questi titoli. Dopo quasi 40 anni di attività professionale, a un certo punto ti sei scoperto questa vena artistica, scrittore. Mi risulta che ad oggi hai relativo ben 14 titoli. Purtroppo nulla ci ha risparmiato in questo modo. E sono stati pubblicati in pochissimi anni, fra l'altro, non è che una storia lunga. Parlaci di questo tuo momento, diciamo così, creativo, di questa tua attività. Si è svolto tutto in un breve periodo, perché tutto è cominciato quando mi sono messo in pensione. Dovevo fare qualcosa per non rincoglionire, e allora la prima cosa che ho fatto è stata quella di tirare fuori una mia vecchia chitarra da suonare. Io quando non avevo ancora 20 anni ho suonato con un gruppo, stavamo tirando, erano i tempi della Stereo, quindi mi ricordo, facevamo certe serate che si cominciava alle 10 di sera, alle 9 addirittura, e si finiva alle 2 di notte. Con un intermezzo a mezzanotte, perché c'era almeno il vicino che si era fatto pausa al locale, e il giudice, devo dire in maniera molto intelligente, aveva stabilito che si suonava sino a mezzanotte per come si voleva, poi da mezzanotte in poi si facevano soltanto, c'era solo musica da night passando con, ed era una cosa abbastanza logica, non andava bene. Però poi uno quando alle 2 del mattino si doveva smontare gli strumenti, che era interessa la schiena. E a un certo punto, quindi non ho ripreso questa chitarra, poi a un certo punto, una sera guardando la televisione, ho visto una trasmissione con Shel Shapiro su testi di Berselli, un giornalista che è morto qualche anno fa. Si intitolava Sarà una bella società. E Shel in sostanza alternava brani suoi, o comunque di quel periodo anni 60, a considerazioni fatte appunto con i testi di Berselli, considerazioni sempre su quegli anni. E siccome io sono un invidioso, ho detto, lo fa lui, lo faccio anch'io. E così ho cominciato a mettere giù un canovaccio. Io, una cosa di questo genere, io quando faccio le mie serate non lascio nulla a caso, vado avanti su quello che viene preparato in maniera dettagliata. E così questo canovaccio, anziché essere di una ventina di pagine quanto avrebbe richiesto una serata di un paio di ore, è diventato un libro di 80 pagine. Secondo caso, stampare il libro. Per stampare il libro, un giorno girando per questi ipermercati che ci sono in giro, qui a Siracusa, nei libri, che tanti, mi è caduto su un avviso della Feltrinelli. E dice, stampi tu il tuo libro. Ok, mi sono incuriosito, sono andato su questo sito che si chiama il mio libro.it e in effetti nel giro di un paio d'ore io sono stampato. L'ho messo in vendita, c'è il suo ISBN e così è cominciata questa avventura. Poi una volta che si comincia a fare queste cose, io sono un collezionista, mi piaceva comprare l'enciclopedia a metro lineare, così ho cominciato a fare libri a metro lineare. Ho cominciato a imbarcarmi con questa storia del collega Lorre che mi ha occupato per ben quattro racconti. Ho scritto anche un altro romanzo che riguarda un po' gli artigiani di una volta, ma ne parleremo più di qua. Ho fatto anche dei racconti brevi, come appunto questa storia di Matilde, che prima ho fatto in formato, ho pubblicato in formato, diciamo, economico, non illustrato, e poi appunto ho avuto l'occasione di incontrare questa signora che mi ha fatto le illustrazioni. Tornando allo spettacolo musicale, ne ho fatti diversi, con questi testi che vado scrivendo, ne ho fatti dei testi, e devo dire che io mi sto divertendo, non so voi. Parliamo del canto di Romagna. Lì c'è qualcosa che potrebbe essere l'embrione di qualcosa di più, che potrebbe proseguire nel tempo con questi personaggi. Ma chi ti ispiri quando crei un personaggio, crei
un tuo romanzo con questi personaggi? Guarda, se ti se intendi a quale altro scrittore, a nessuno. Tra l'altro io leggo pochissimo per non correre il rischio di mia moglie questa cosa la censura, ma io dico sempre leggo poco per non correre il rischio di dover copiare, io cerco di essere il più originale possibile e quindi sono un genere di intrattenimento abbastanza semplice, l'ho detto già, i racconti già piatte e vado avanti così. Purtroppo questo è uno dei difetti del nostro periodo storico, cioè abbiamo molti scrittori e pochi lettori. Eh sì, perché si impiega il tempo, si impiega a leggere quello che hai scritto tu. Anzi, oggi col computer si va veloce. Bene, io passerei a una piccola performance, a un sketch da recitare. Che... Io posso intervenire? Mi piacerebbe che tu continuasse con la Matilde, un pezzettino. Mi preso sempre a Matilde, non sarei conosco. Ci torneremo. Ah, beh, ci torneremo. Vabbè, poi dei brani avanti. No, c'è il pesco in scaletta. Libro zero, Eris, l'ore 3 e il sogno del sindaco sono quattro gialli, tutti ambientati nella nostra Sicilia. Protagonista di tutti e quattro i racconti è Piero Dorè. Un giovane ingegnere, dirigente dell'ufficio tecnico di un piccolo, immaginario comune, Litosia, aiutato da due giovani ragazze piuttosto toste, Anna, la zita, e Silvia, una giovane architetta, ballerina e commerciante di articoli da regalo. Suoi antagonisti sono il malaffare e persino una sorta di meteorite impazzito che in Eris combineranno pochi danni. Nello straccio che segue, tratto da L'ore 3, lo vedremo in un raro momento di riposo, con in mano una caffettiera moca, intento a spiegare a Silvia, una sua amica, le regole per ottenere un caffè perfetto. Bene, e questo è il momento più duro della serata, perché proveremo a recitare. I personaggi sono tre, l'autore, il fine recitore, che sarei io, L'ore, il protagonista del racconto che ci prova a farlo lui, e infine Silvia, l'amica di L'ore, che viene recitata magnificamente dalla nostra amica. Da L'ore 3 di Antonio Sfarrarò. L'ore rientrò a casa distrutto, una giornata con la testa sott'acqua, e aveva avuto pure qualche litigio con l'assessore perché esigenze politiche e ragioni tecniche e non sempre con di mano. Parcheggiò, salì le scale, infilò la chiave nella serratura. Girò, la porta non era chiusa, non era possibile. Strano, la serratura era intatta. Se fossero entrati i ladri, avrebbero come minimo sfondato tutto. Rotto il tamburo. Aveva lasciato, come d'abitudine, il televisore a tutto volume. Una trappola per i topi d'appartamento. Ma sì, tutte fantasie. E poi a casa c'era anche Tobia, il suo cane. È vero che ormai viveva all'ingrasso. La forza da bagnare però gli era rimasta. Poteva entrare in casa tranquillo. La televisione era accesa, per come ricordava. Ma anche le luci. E questo non se lo ricordava. Tobia, che fai? Accendi le luci. Era ora. Si sentì dire da un angolo in penombra della stanza. Sobbalzò, ma poi riconobbe subito la voce, prima ancora di mettere a fuoco la figura che gli si avvicinava. Silvia, a quel modo sono. E tu? A quest'ora ti presenti? Per fortuna che dovevi invitarmi a pranzo. Si erano dati appuntamento lì per andare fuori a mangiare qualcosa. Hai visto che ore sono? Sì, scusami, mi ero scordato completamente. Silvia, no. Non se l'era scordato, ed era già pronta. I jeans stretti, le scarpe da ginnastica ai piedi, la maglietta nera pure. Aveva una moca da sei tazze in mano. Comunque, non stare a preoccuparti più di tanto, ti ho svuotato il frigorifero e sono a posto. Vedi che sto preparando il caffè. Non farlo acqua però, mi raccomando. L'acqua ce l'hai nel cervello. Sei alla frutta? Abbastanza, vediamo il caffè. Silvia smontò la caffettiera inchiostrata, buttò i denti fondi nella spazzatura
diede una soffiata al filtro per disintasarne i cori. Passò ogni pezzo sotto il rubinetto per togliere i residui e riempì d'acqua la base. Fino alla valvola, giusto? Giusto. Silvia proseguì nell'operazione, montò il filtro e fece per acchiappare la scatola del caffè. Errore! Cosa c'è? E certo, devi controllare il livello dell'acqua. Ma se l'ho caricata sino alla valvola di sicurezza? Non basta. E che dovrei fare ancora? Devi battere sul fondo del filtro. Se l'acqua schizza dai fori vuol dire che è caricata al punto giusto, altrimenti ne dovrai aggiungere ancora. Sentilo a questo. E diede un colpo sul fondo del filtro con la punta del dito. L'acqua schizzò. Posso proseguire? Chiese lei con aria di sfida. È andata bene, dai, vai. Silvia prese il barattolo e cominciò a caricare stendendo il caffè sul filtro e pressandolo leggermente con un cucchiaino. Errore! Arrere! Certo! Perché? Il caffè non lo devi pressare col cucchiaino. No, e con che cosa? Scienziato! Non va pressato e basta, così perdi il conto di quanto caffè stai mettendo e una volta ti verrà leggero, un'altra forte. Ah! E che dovrei fare? Niente, metti il caffè, leggera leggera, senza pressare, e costruisci un cono, sempre con la stessa forma. Il caffè si presserà sempre nella stessa maniera, con la semplice avvitatura della caffettiera. Complimenti, ingegnere. Ci volevi tu che mi insegnavi a fare il caffè. Mi pare evidente. Ho scritto questo racconto alcuni anni fa, quando ancora non conoscevo l'esistenza delle tante e soprattutto non conoscevo l'esistenza di una macchinetta dosa caffè per moto. Vi assicuro, l'ho trovata ora di recente, l'ho presa, non mi ricordo dove, comunque di recente, e vi assicuro che ci sono amici e non c'è più nessun problema di fare coni, di non pensare. Facciamo un po' di musica? Ad esempio usi abbastanza il dialetto siciliano. Sì, è vero, uso molto il siciliano, ma solo nella parte discorsiva, nella parte narrativa no, assolutamente, perché credo che diventerebbe troppo pesante e difficile da leggere. Nella parte discorsiva sì, lo uso perché le mie storie sono ambientate, queste storie, questi gialli sono ambientati in Sicilia. Molti personaggi sono siciliani.
e faccio parlare siciliano in maniera magari via via più, diciamo, pesante, e i diversi personaggi per caratterizzarli e renderli più vivi, più belli. Per quanto riguarda invece la seconda parte del discorso, Camilleri, lasciamolo stare, chi non vuole che si offendesse a sentirsi paragonato. Montaldano invece non c'è niente. Montaldano è un commissario, io non sono un commissario, il mio personaggio non è un commissario, il mio personaggio potrei essere io, in questo senso. Ho lavorato nel mondo dei lavori pubblici e voi sapete quanto è scivoloso questo settore. Io sono stato fortunato nel senso che non ho mai incontrato delinquenti. Allora ho voluto immaginare un personaggio che, messo in una situazione simile, invece incontrasse delinquenti, e li ho fatti incontrare a questo re. Da qui sono venuti fuori questi quattro racconti che un po' ricalcano le mie conoscenze del mondo del lavoro, perché è chiaro che quando si scrive si parla sempre di quello che si conosce. Non si può scrivere un romanzo, un racconto su qualcosa che non si conosce, si rischia di diventare non credibili o assurdi addirittura. Le mie storie nascono per caso. Io mi guardo attorno, vedo quello che succede e guardo anche le persone, se c'è qualcuno, se c'è qualche soggetto, qualche personaggio che trovo interessante, trovo la maniera di infilarlo nei miei racconti, come per esempio accade in Ortigiani Brava Gente. Ortigiani Brava Gente è una, potremmo chiamarlo una commedia romantica, un racconto di intrattenimento che sarebbe piacevole leggere sotto Natale. Io l'ho provato tanto da leggerlo sotto Natale. Lo leggiamo, aspettiamo. No, adesso diamo un'anticipazione, poi vi dico dove poterlo prendere per leggerlo a Natale. E in questo racconto io, che si svolge oggi ai tempi nostri, ho calato però delle figure che sono tipiche dell'Ortigia degli anni 50. Chi ha vissuto in quegli anni in Ortigia non avrà difficoltà a riconoscerli, perché c'è il pizzicagnolo, c'è il barbiere, c'è il libraio, c'è la farmacista, tutti i personaggi che sono sicuro che riconoscerete immediatamente, pur calati in una storia totalmente invenzione, lo dico sempre, a scanso di fiducia. Ortigiani Brava Gente si sviluppa tra la gente di Ortigia, un romanzo d'amore ma anche un giallo e una favola sullo sfondo del magico Natale di Ortigia. Da Ortigiani Brava Gente. Pisci fritto, viva rustuti, piscio di acqua, sono gli odori di Ortigia, gli odori delle sue stradine strette e ventose, sono gli odori di quest'isola, che sono stati per secoli. L'odore del masculino fritto, pesce povero, pescato da gente che col mare ci lotta per sopravvivere. L'odore dei peperoni, raccolti con la fatica di una vita, distenti e cotti sul carbone. L'odore del gatto, l'amico più fidato, quando devi contrastare l'arroganza di topi famelici che la notte non provano timore a passarti sul letto. Sono gli odori di una vita di gente modesta, persino povera, gente vissuta di mare e di campagna, fino a quando il puzzo delle ciminiere non è arrivato a portare soldi e a turbare un equilibrio consolidato nei secoli. Qui si narra di quell'isola e si gioca tra presente e passato per riportare a vivere in una storia di oggi, tra personaggi immaginari, figure antiche che chi ha vissuto in Ortigia 50 anni fa potrà riconoscere, pur tra le distorsioni romanzesche di un racconto di fantasia. Applauso meritatissimo, perché ci ha fatto entrare proprio in questo tessuto ortigiano che noi conosciamo bene. Scusa, un imprevisto, vorrei dirlo subito. Sì.
io sono particolarmente affezionato a questa introduzione, perché l'idea di questo discorso degli odori di ortica in effetti non è mia, è di mia moglie. Che ogni tanto vi dà una mano d'aiuto. Abbiamo un onore al merito. Seguivo per tempo le prime trasmissioni di Piero Angela, erano le trasmissioni che parlavano di viaggi sulla Luna, di viaggi su Marte, dei misteri del cosmo, dell'universo, che rendevano credibili sciocchezze che a quei tempi venivano pubblicate, spacciate per cose serie. E lì prendevo queste trasmissioni che mi piacevano tantissimo, che erano di buon livello, perché Piero Angela ha sempre fatto cose di buon livello e suo figlio adesso la sta ripercorrendo le orme. E me le condensavo in riassuntini che poi appunto mettevo sotto forma di dispensina sempre con i disegni. E così diciamo che ho cominciato a scrivere con queste cose. A quel tempo scrissi anche un racconto, quindi diciamo che il mio primo tentativo in assoluto. Era un racconto che parlava di un barbone che io avevo piazzato a mendicare davanti all'unico supermercato che c'era a Siracusa, la saggera di Corso Gelò, la saggera mi pare che si chiamava. Questo racconto io adesso l'ho ritrovato in un cassetto, sempre battuto a macchina, e l'ho ripreso, l'ho chiaramente riscritto, l'ho ampliato e ne ho fatto un librettino, anche questo, un racconto breve che si intitola Un giorno diverso. E narra di un povero vecchio che purtroppo, al quale il destino purtroppo riserva una
brutta e stupida beffa che però avrà conseguenze piuttosto gravi. Questo libro sarà forse della copertina, perché c'ha, in copertina c'ha una tempera appunto fatta da lei che è abbastanza accattivante, e sarà forse della copertina, perché guardate, mi sono reso conto di una cosa: la copertina è molto importante nella vendita dei libri, e forse il veicolo principale per spingere la vendita di un libro. E ne ho venduto parecchie copie, forse è quello che ho venduto di più, soprattutto in Germania e in Inghilterra. La cosa strana che hanno preso in Germania e in Inghilterra, che li metto su Amazon. Spino e del Monte sono ricordi appuntati su fogli di vecchia gente. Una donna ritorna nella casa dei genitori dopo la loro morte e vi trova qualcosa che la riporterà indietro nel tempo e la aiuterà a conoscere meglio suo padre. Dunque ricordi, piccole storie, alcune considerazioni. Pensieri della notte, anche divertenti, di un sessantenne in pensione. Sono raccolti in questi volumetti non perché valgano qualcosa, ma solo perché non vadano dispersi, anche se inutili. Creazioni da Crispino, pagina 146, foglio non datato. Qualcuno ha detto: Dio creò l'uomo, poi lo vide solo e indifeso e gli regalò un cane. Aggiungo un po' io. Poi vide il cane, lo trovò solo e trascurato e non seppe più che fare. Provò allora a dargli un gatto per compagno, ma non si capivano. Creò allora la donna. Lei si intese con il cane e con il gatto. Fece sì che cane e gatto si intendessero tra di loro, ma non si intese con l'uomo. Uomo e donna finirono entrambi cacciati dal paradiso terrestre. E cane e gatto li seguirono di loro spontanea volontà. Ma chi te lo fa fare? Aveva detto per la verità il gatto al cane. Sono i miei padroni e gli voglio bene, aveva risposto il cane. Tu sei scemo, aveva pensato il gatto. Ma quel cane gli era diventato troppo simpatico e lo seguì. Darcy Chen è un'avvocatessa di New York che ha scritto un libro, si intitola Cronache di piccoli miracoli. Con questo libro lei fece il giro di tutti gli editori che le capitarono a fine e nessuno se la filò. Allora a un certo punto si ruppe e pubblicò su Amazon a $2.99. Cominciò così a vendicchiare qualcosa. A un certo punto incontrò un critico famoso, lo pagò profumatamente e si fece fare un commento al suo libro. Lo spinse mettendolo ancora una volta su Amazon, però questa volta a 99 centesimi. E fu un successo planetario. 700.000 copie. Io sono ancora a $2.99.
sto aspettando di trovare un critico che mi faccia, che mi faccia un commento anche a pagamento, c'è cioè, un critico famoso però e speriamo di poter passare alla fase dei 99 centesimi. Sì, evidentemente 2,99 sono un po' troppi visti i tempi che corrono. Un altro brano letto da Rosetta. Scriviamo tutti. Da Crispino, pagina 23. Foglio del 22 maggio 2013. Gli editori stanno facendo i conti con il self-publishing. Se volevi avere il piacere di vedere ridotto al libro un tuo romanzo, un tuo racconto, un tuo pensiero, una sciocchezza qualsiasi, insomma, una volta dovevi andare dal tipografo e ci levavi mano. Oggi il miracolo è compiuto. Scrivi sul tuo PC e prima ancora che tu possa avere il tempo di pentirtene, zac, tutti i malcapitati che hanno avuto la sventurata idea di pigliarti per amico o di farti entrare nelle loro cerchie sono costretti a leggere le tue cabasisinate. E gli editori ovviamente si adeguano e ti fanno proposte e più indecenti. Ti stampo io, ti mando in TV, ti faccio lo spot pubblicitario, ti organizzo gli eventi. Sta parola mi sta antipatica, quasi quanto quell'assolutamente messo davanti al sì. Ti hanno mandato il contratto, già firmato da loro, due copie, devi solo firmarne una pure tu e restituirla. Poi ti diranno come e quando mandargli i soldi. E già, quelli mica ti pagano, sei tu che ti devi comprare almeno 200 copie del tuo libro. Secondo le mie misere conoscenze, la tariffa per un romanzo di 150 pagine gira sui 2000 euro. Vai su di giri lo stesso e se non sei dotato di un buon istinto di autoconservazione, rischi di firmare. Il risultato di tutta questa semplificazione è che scriviamo tutti. Scriviamo per passatempo, scriviamo per raccontarci, scriviamo per comunicare con altri, più o meno direttamente, scriviamo per esternare un disagio, scriviamo per insultare qualcuno, scriviamo. Qualcuno ha detto, scribacchio per non mangiarmi le unghie. Avevo un amico che con la destra scriveva, con l'altra, si continuava a rosicchiare le unghie lo stesso. Io, come tanti altri, rosicchiavo il cappuccio della FIC. Oggi col PC mi sono levato il vizio. Scriviamo tutti, dunque, per i più diversi motivi, ma se qualcuno scrivesse per farmi sorridere, diventerebbe subito il mio autore preferito. Far sorridere gli altri, ecco un buon motivo per scrivere. Io qualche volta ci provo e se qualcuno mi dice che sono un simpaticone, sono felice, sono fatto così. Mi piace mettere un po' di ironia in tutto quello che faccio. A volte l'ho fatto anche nelle cose serie, però ve lo sconsiglio, lì si rischia l'equivoco. Insomma, ognuno scrive per quello che gli pare e piace. Ma queste ragioni saranno poi veramente tante e tanto diverse? Non è che in fondo siamo tutti un po' esibizionisti e vogliamo solo la stessa cosa? Far sapere agli altri che esistiamo. Thank you.
un'altra domandina. Stavolta un pochino più intrigante. C'è un genere che tedeschi, magari è una parola un po' pesante, odi, un genere odiato. Nella mia vita non ho mai odiato nessuno, per non che sbagli in genere. No, non c'è nulla che io possa, su cui io possa stendere un dito accusatore. Devo essere sincero, se mi capita tra le mani un saggio, difficilmente arrivo alla fine. Forse perché non sei saggio, quindi... E una domanda di rito allora te la faccio. C'è un libro che ti ha cambiato la vita? Questo lo si fa sempre a tutti gli autori che vengono in internet. C'è un libro che dopo averlo letto ti ha fatto pensare che dovevi intraprendere un nuovo modo di pensare, di agire? No, sono testardo. È difficile farmi cambiare abitudini, modo di pensare. Meno che mai potrebbe farlo un libro. A me la vita mi si è cambiata all'improvviso. 20 anni fa, quando ho trovato per strada il primo cane, sono stati 20 anni di esperienza, poi con tutti questi amici a quattro zampe, che ti assicuro che la vita te la cambiano veramente. Io lo so, perché ho due cani, uno di 13 anni e uno di 10 anni, e per me fanno parte della famiglia, e tremo al fatto che i cani hanno una vita più breve della nostra. E quindi purtroppo penso al momento in cui c'è un racconto, non mi ricordo il nome, c'è un autore inglese che dice appunto che io ti starò sempre davanti come nelle passeggiate nei boschi, ogni passo che faccio io è come se fossero sette dei tuoi. Non tutti possono capire questa cosa, non hanno mai capito. La poesia per caso, non ricordo l'autore. Ma ci sono quelli che parlano di te. E allora vediamo un pochino la Rosetta che cosa ci dice. Parlano di me, da Crispino, pagina 83, foglio del 7 maggio 2013. Stanno parlando di me, mi sento al centro della scena, mi piace, mi sento importante. C'è molta gente che ascolta, stanno dicendo cose carine. Stare al centro dell'attenzione è sempre stata la mia aspirazione, neanche poi tanto segreta. Esibizionista? Un tantino, può essere. Non mi piace tenere le cose per me. Quando scrivo un libro, lo voglio subito pubblicato. Ma ci sono ancora errori, refusi, correzioni da fare. Non importa. Casomai faccio una seconda edizione. E poi, più o meno velatamente, cerco il consenso. Mi piacerebbe l'applauso. Il tizio che sta parlando di me, per la verità, lo conosco appena. Mi sta elogiando come neanche il più vecchio dei miei amici oserebbe fare. Vedo Camilla. Ha i capelli bianchi. Strano, non me lo ricordavo. Sino a ieri erano solo più grigi. È emozionata. Anche mia figlia che le sta accanto. E lo credo bene. Con quello che quel tizio sta dicendo di me, con tutte quelle lodi sperticate, quasi quasi sto piangendo anch'io. Parte un applauso. E per me. Grazie. Thank you. Sputa quasi Eric Clapton quando 30.000 persone l'applaudono sul palco. Finalmente è il primo applauso che ricevo. L'oratore ha terminato. Beh, forse ha esagerato un po'. In fin dei conti non ho mai ammazzato nessuno, ma qualche mascalzonata sulla coscienza me la sento pure. Ma se manco mi conosce, non ho mai frequentato la parrocchia. E già, lui è il parroco. Ma dove sono? Che sia il mio funerale? Thank you.
sera, mi siedo io. Matilde, che un amico voleva leggere qualche altro, perché fosse letto qualche altro brano e lo accontenteremo. Intanto però facciamo una domanda. È una favola ispirata da un fatto che ti è realmente accaduto, almeno così è dichiarato. L'hai pubblicata senza illustrazione 30 anni fa e adesso questa sera la riproponi illustrata da Cristina Lotoloni. Puoi dirci qualcosa di più prima di leggere un altro brano? Sappiamo proprio in questi giorni ti è dato una soddisfazione, che è quella che sì, ha detto. Sì, è vero, è quello che dicevi tu poco fa, stato insieme degli intimamente che ci posso, chiaramente per me è stata una grande soddisfazione. Anche se da piccolo mi sta un po' là, per questa volta lo vedo. Il racconto è una favola. Ma è anche però una storia estremamente attuale. Ci capitò tanti anni fa di vincere una papera a una fiera di un paese. Ci accollarono sta papera, me la mise in macchina e non sapevamo che cosa fare. A un certo punto al Sambo di Genia dice: ma abbiamo la fontana delle papere, mettiamola lì. E così dopo l'ha fatta controllare per essere sicuri che non avesse problemi che potevano creare problemi alla fontana, e la pigliai e la portai lì alla fontana. Fu ricevuta molto male, le altre padre la beccarono, le misero la testa sott'acqua, insomma passò un brutto quarto d'ora. Ma però dopo un po' la situazione si tranquillizzò, si normalizzò e noi ce ne potevamo andare bene. Su questo fatto io ci ho costruito questa storia. Appunto di questa Matilde, anche lei che viene portata alla Fontana Redusa e deve lottare parecchio per trovare il suo posto, perché appunto le altre non la vogliono, hanno paura che possa creare loro dei problemi, già siamo in tanti, i pesci, i cigni, le papere, i gabbiani, gli uccelli, la gente che ci butta le lattine, eccetera, per carità, mancherebbe pure l'extra fontaniere. E allora a questo punto la storia poi finirà invece che questa papera, rischiando la propria vita, salverà le sue avversarie da un attacco di feroci gatti randagi della zona. Ripeto, è una favola, però è anche un racconto di grande attualità, è quasi una preghiera, un monito per quelle persone che ancora non riescono a capire cosa è l'accoglienza, cosa è l'integrazione delle persone che vengono e chiedono un aiuto. Matilde è stata portata alla Fontana Redusa ed è stata accolta subito male. Dopo le prime scaramucce, Matilde ha fatto amicizia con Argo, il cane del guardiano della fontana, e qui siamo alla diffida formale. Da Matilde, pagina 36. Era fatto mezzogiorno e Matilde stava ancora dormendo, quando un gruppo di papere le si presentò davanti. «Ehi, tu, sveglia!» strillò quella più grossa di colore nero, che sembrava essere il capo spedizione. «Lasciatela stare», disse Argo, mettendosi tra Matilde e loro. «È stanca, lasciatela riposare!» «Tu, fatti i fatti tuoi! Ehi, tu, svegliati! Dobbiamo mettere in chiaro alcune cose!» «Che volete?» chiese Matilde, che si era svegliata. «Io non ci ho fatto nulla. Mi hanno portata qui e non so dove andare. Diversamente, vi assicuro, me ne sarei già andata. Qui siamo già in troppi. Paperi, cigni, pesci, gabbiani,
ci mancherebbe solo che cominciassero a venire anche extra fontanieri come te. Non ne vogliamo e te ne devi andare. Ti diamo 48 ore. Scaduto questo termine, te ne andrai con le cattive. Provate a farle qualcosa e ve la dovrete vedere con me, disse con rabbia Argo. Ti ha già detto di farti gli affari tuoi, perché altrimenti ce ne saranno anche per te. Capito? Detto questo, il gruppo di papere fece una giravolta sui tacchi e si allontanò. Io direi di provare a leggere l'ultimo brano tuo. D'accordo. Poi magari annunciamo, insomma, che siamo alla fine della presentazione, prima che qualcuno si suicida, insomma. Sì, no, insomma, adesso chiudiamo, perché noi abbiamo stirato un po' troppo. Questo che leggerà adesso Rosetta, ci tengo a precisarlo, è un brano che è incluso in una enciclopedia, in un'antologia che ha curato Aurelio Galini, che è qui fra noi stasera. È uno dei tanti brani fatti da diversi scrittori che lui appunto ha raccolto insieme ai suoi disegni. Questo è il mio contributo. Teatro. L'ho rivisto. Ha il parquet di legno chiaro e le poltroncine di velluto rosso. All'ingresso ci stanno due enormi lampadari di Murano. Almeida può esserne fiero. La gente è tornata a muoversi tra le sue pareti, dopo 60 anni di buio e silenzio. Un teatro sfortunato fin dalla nascita. Ci vollero 25 anni per farlo e disfarlo più volte. Poi è accaduto di peggio. L'hanno sfasciato, demolendoci e ricostruendoci accanto, e per dargli una sistemata ci sono voluti 60 anni. Ma quel che è stato, e ora finalmente rivive. Attraverso il porticato, per la sosta delle carrozze, il foyer e dentro il platea, mi aggiro tra le file di poltrone. Guardo in alto, il soffitto di Mancinelli è splendido. Faccio scorrere lo sguardo sugli ordini dei palchi, su fino alle loggie e sul sipario del grande palcoscenico. Chiudo gli occhi. Ora sono seduto tra mio padre e mia madre, in sala, un po' arretrato. E sul palcoscenico stanno cantando. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera! Fuori non è primavera, non è proprio primavera. Sono i giorni della merla e a casa si gela. Non c'è il riscaldamento e l'acqua dello Ionio il vento te lo sbatte sulle finestre. Qui invece non so se c'è il riscaldamento, ma si sta bene. Sono con la mia camicia bianca migliore, quella col colletto con le punte arrotondate, e ho la cravatta col nodo finto ed elastico. Il cappotto l'ho piegato sulle ginocchia per le mente sbucciate. Porto ancora pantaloni corti e scarpe e calzini bianchi. Mia madre non vuole che porti scarpe nere e non mi ha mai detto perché. Pantaloni lunghi e scarpe nere sono i miei desideri, ma lei me li ha sempre proibiti. Mia madre ha il suo vestito più scuro, a cerchiolini bianchi, quello delle grandi occasioni, quando non è costretta a stare in nero. E mio padre l'immancabile doppio petto grigio. Mi guardo attorno. Cerco un viso conosciuto, un compagno di scuola, un amico. Non vedo bene, forse non ci sono altri bambini oltre me. La sala è buia e dal palco si diffonde una luce piena di luce, insolitamente bianca, più bianca di quelle delle lampadine del lampadario di casa mia. Si diffonde partendo dal fondale della scena, dai visi e dai costumi degli artisti. I bianchi sono splendenti, i neri profondi. I colori sono inconsueti. Non sono quelli dei vestiti di mia madre, sempre in nero, e delle tende di casa, sempre bianche. Ci sono azzurri lucenti e rossi infuocati. Ci sono verdi che non ho mai visto prima. Non mi sembrano reali. È la mia prima serata di gala. Sento per la prima volta
i suoni di un'orchestra che sta suonando a pochi metri da me. È la prima volta che vado al teatro. Per quel teatro sarà anche l'ultima. Tutti voi di essere intervenuti così numerosi e ringrazio soprattutto la stessa Bacio che è stata magnifica e credo che sarete d'accordo con me, insomma la nostra cultura, ringrazio il ministro Paolo Greco, naturalmente ringrazio me stesso. Arriva, sta arrivando e andiamo di là così a godere il suo piccolo compito, un momento di socialità. Ultimo autore, gli facciamo un applauso. Ecco l'autore. Non è la solita cosa. 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 Non è la solita cos